È approdata questa mattina a Salerno la Disney Magic, la nave della compagnia americana, è uno dei parchi divertimento più grandi al mondo. 294 metri di lunghezza, può ospitare fino a 1800 passeggeri. Grande soddisfazione per il presidente dell'autorità portuale, Andrea Annunziata. È una grande soddisfazione perché intanto ci abbiamo impiegato un po' di tempo per convincere gli americani e i riferimenti degli armatori americani con i napoletani e i nostri amici di Salerno. Disney non va in tutti i porti del mondo, Disney sceglie con particolare meticolosità il porto per la sicurezza, per le bellezze, per quanto si può offrire sul piano culturale, architettonico, storico. E io invece ho sempre pensato alla possibilità di far confrontare questi ragazzi che vengono da tutto il mondo, dall'Australia, dalla Cina, dai paesi orientali, dagli Stati Uniti, con i nostri ragazzi. Noi sicuramente riusciremo a mettere a punto, quando ci saranno più crociere, la visita e il confronto con i nostri ragazzi. Immagino per esempio per ogni istituto scolastico una decina di ragazzi che si incontrano sulla nave con i pari età loro, insomma un confronto con questi ragazzi che crescono in maniera diversa, e abituare i nostri ragazzi a crescere con questa mentalità, secondo me facciamo una cosa utilissima a loro e al nostro territorio.